C'abbiamo la PS. Tu ci credi alle carte? Le carte? Sì, le carte. Me l'avevano detto che oggi sarebbe avvenuto. Avvenuto cosa? È una questione di predestinazione. Ah, capisco. Ma che vuol dire? Bentornati in soffitta. Per il podcast dedicato alle regine della commedia sexy italiana degli anni 70 e 80, oggi scopriamo insieme una delle attrici all'epoca più desiderate del grande schermo, una vera icona di bellezza e sensualità. Con questo video voglio rendere omaggio a Dagmar Lassander. Il suo nome è legato a un'epoca d'oro del cinema che ha spaziato dal finire degli anni 60 fino alla metà degli anni 80. Il suo talento e la sua bellezza sono stati un tratto distintivo della sua carriera, che ha attraversato diversi generi cinematografici. Dagmar ha interpretato oltre 70 film nel corso degli anni. Preparati ad immergerti in un viaggio attraverso la vita e la carriera di questa bellissima attrice che fu adottata dall'Italia, dove prese parte a tantissime pellicole come quella diretta da Sergio Martino nel 1980 al fianco di Pippo Franco. Aspetta. Signora, scusi, cosa fa? Mi è venuta un'idea. Ecco, adesso vedrà. Ma perché si spoglia? Mettilo. Vuoi che t'aiuti? No, signora, faccio da sola. Lei non saprebbe dove mettere le mani. Se ti sei persa una puntata del podcast, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi aggiornamenti. Dagmar, nata Dagmar Regina Ader a Praga nel 1943 da madre tedesca e padre francese, ha sempre mantenuto la sua cittadinanza tedesca. Siamo sul finire degli anni 60. Dagmar è una bellezza con tratti decisamente scandinavi, dal corpo statuario, con lunghi capelli rossi che incorniciano un volto da lineamenti perfetti, con intensi occhi verdi, dallo sguardo dolce, ora col turbante, uno sguardo magnetico che cattura l'attenzione di chiunque la guardi. Questa è Dagmar Lassander, un'icona di stile e fascino che ha conquistato i cuori degli spettatori di tutto il mondo. La sua carriera è iniziata in Germania nel 1966 con il film Sperbelzik, diretto da Will Tremper. Ma è stata in Italia che ha trovato il suo vero successo, girando una serie di pellicole che l'hanno consacrata come una delle attrici più desiderate del cinema italiano. Il 1969 è stato un anno di svolta per la carriera di Dagmar. È stato il momento in cui ha ottenuto un ruolo di grande rilevanza nel film Femina Ridens, diretto da Pietro Schiva Zappa. Questo film è stato un successo sia di critica che di pubblico, consolidando la sua reputazione come attrice di talento e sensualità. Dagmar ha mostrato coraggio nel rappresentare scene audaci, rompendo gli schemi e portando sullo schermo una sensualità mai vista prima. Nel film lei ha mostrato il suo seno e qualche nudità fugace, il massimo consentito dalla morale dell'epoca, ma questo le ha comunque permesso di emergere come una delle icone del cinema erotico italiano e della commedia sexy, un genere che diventerà molto popolare negli anni 80. L'attrice si legò presto al ruolo della seduttrice lasciva e dal 1969 iniziò a farsi conoscere nel cinema internazionale, specialmente di produzione italiana. Negli anni 70 e 80 lavorò spesso come attrice protagonista in un gran numero di film erotici, polizieschi e d'orrore diretti da maestri del genere quali Lucio Fulci, Mario Bava, Lamberto Bava, Fernando Di Leo e Gio D'Amato, recitando inoltre anche in Piedone l'Africano, al fianco di Bud Spencer, diretto da Steno, nel Corsaro Nero, al fianco di Capir Bedi e nel Comune Senso di Pudore, diretto da Alberto Sordi. Memorabili le sue interpretazioni nei due classici horror di Lucio Fulci, Black Cat, cioè il gatto nero, e quella villa accanto al cimitero, come nella pellicola cult di Mario Bava, Il rosso segno della follia. Negli anni successivi Dagmar ha continuato a lavorare in diversi generi cinematografici. Come abbiamo già detto poc'anzi, nel 1970 è apparsa nel thriller Il rosso segno della follia, diretto da Mario Bava, e nel controverso Le foto proibite di una signora per bene del 1970, diretto da Luciano Ercoli. Questi film erano apprezzati dal pubblico, ma spesso snobbati dalla critica. Nel 1972 ha interpretato Guardami nuda, diretto da Italo Alfaro. La sua notorietà continuava a crescere, anche se Dagmar non riusciva a sfuggire al cliché di essere bella e nuda. Nel 1973 ha avuto un ruolo importante nel film Il Consigliori, diretto da Alberto De Martino, al fianco di Martin Balsam e Thomas Milian.
Nel 1974 ha recitato in ben 5 film, tra cui Verginità, Adolescenza perversa, entrambi di genere erotico, e Assassino a sangue freddo. Nel corso degli anni 70 l'attrice ha continuato a lavorare in commedie velate di erotismo, come Lo Stallone del 1975 e Il vizio Le calze nere, sempre del 75, con Ninetto Davoli. Nel 1976 ha raggiunto un record personale, girando ben 12 film in un solo anno. Tra questi spiccano Il comune senso del pudore, diretto da Alberto Soldi, e Classe mista del 76, diretto da Mariano Laurenti. Negli anni 80 è nel cast del film pluripremiato nomination all'Oscar La famiglia di Ettore Scola. Nella sua carriera recita accanto a nomi noti del grande cinema quali Vittorio Gassman, Philippe Leroy, Kim Rossi Stewart, Michele Placido, Florinda Bocca, Philippe Noiret, Ricky Tognazzi, Sergio Castellitto e molti altri. Quasi sempre doppiata, la si può ascoltare recitare con la sua voce in Viva la Foca e nelle serie televisive I ragazzi della terza C e I ragazzi del muretto. Nonostante il successo ottenuto nel cinema italiano, Dagmar Lassander ha avuto difficoltà a trovare ruoli di rilievo negli anni successivi. Ha continuato a recitare in commedie come Zucchero, miele e peperoncino del 1980 con Pippo Franco e Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio del 1983, ma ha avuto poche occasioni per mettersi alla prova in pellicole di alto livello. Dopo una serie di partecipazioni in film destinati al grande schermo che si diradavano, Dagmar si è concentrata sulla televisione. Ha avuto successo con ruoli nelle serie I ragazzi della terza C e I ragazzi del muretto, che hanno riscosso un grande successo di pubblico negli anni 90. Tuttavia, la sua ultima apparizione sugli schermi italiani risale al 1991 e da quel momento ha abbandonato anche la televisione. Come molte attrici del periodo d'oro del cinema, Dagmar non è riuscita a esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Nonostante le sue indubbie doti di bellezza, freschezza e fascino, è stata spesso relegata a ruoli che non andavano oltre il cliché della donna bella e nuda. Nonostante ciò, il suo contributo al cinema italiano degli anni 70 e 80 è stato notevole, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema italiano. Oggi Dagmar è ricordato come uno dei grandi sex symbol di quel periodo, un'icona di un'epoca in cui il cinema italiano ha conquistato il mondo con il suo fascino unico e inconfondibile. Quindi, che dire, grazie Dagmar Lassander per averci regalato tanti momenti magici sul grande schermo, e cliccando sul video accanto scoprirai la storia di un'altra bellissima e sensuale attrice di quel fantastico periodo.